antivirale assieme al cortisonico, l'altro farmaco che si utilizza è l'eparina nei casi in cui si sospetta una coagulazione intravasale disseminata che può essere data dall'infiammazione e polmonare e di altri organi, mentre invece sono un po' caduti, diciamo, in maggiore disuso sia la clorochina sia l'idrossiclorochina, che non si sono dimostrati al momento utile nella terapia, così come anche i farmaci biologici e anche il siero iperimmuno dà soltanto delle risposte, ma non dà tutte le risposte. Anche se devo dirvi che si sta elaborando dei super anticorpi, così chiamati, proprio dai sieri iperimmuni di pazienti che hanno avuto il Covid. Sembra che anche questa strada sia la strada promettente. Vedremo, perché abbiamo bisogno chiaramente di tempo per testare questa condizione. Quindi rispondo anche ad Antonio Ulto, appunto, dicendo che il farmaco del dottor Acierto, che usa il tocilizumab, nome chiaramente incredibile da pronunciare, eppure ha avuto qualche risultato, ma non funziona in tutti i casi e sostanzialmente viene utilizzato solo in alcuni reparti, solo per alcuni casi, e quindi chiaramente non è nemmeno lui la panacea di tutti i mali. Non abbiamo la panacea se non la speranza del vaccino. Mettiamo insieme dei cocktail di farmaci che possono aiutare quel paziente in quel determinato momento. Al momento quelli più promettenti, come vi dicevo, sono l'antivirale, il cortisonico e l'eparina. Al momento questi, diciamo, rientrano in tutte le procedure di terapia per i pazienti. Gli altri vengono usati al momento e al bisogno a secondo dei casi e a secondo delle risposte che si ha per i vari casi. Ok, prima di parlare dei vaccini, che ne parleremo subito dopo, qualcuno mi chiede quando sarà il prossimo incontro. Beh, questa è una bella domanda a cui risponderemo, spero, per la prima della trasmissione. Guardo in faccia all'ottimo Davide De Annunzio, il quale fa un punto interrogativo e non mi sa rispondere. Ok, lo diremo alla fine. Adesso vi lascio con un'altra canzone ancora. E questa è una canzone particolare, molto simpatica, anzi, ascoltatela, perché dubito che qualcuno di voi o molti di voi l'abbiano mai ascoltata. È una canzone di Giorgio Gaber. Voi sapete che Giorgio Gaber è stato un grande, non solo autore di testi e cantante, ma è stato un uomo di teatro straordinario. E praticamente Giorgio Gaber racconta in questa canzone, che si chiama La famiglia disgraziata, tutta una serie di cose simpatiche che le nostre televisioni, e qui insomma c'è un po' di ironia in tutto questo, ci mostrano e ci fanno vivere. E quindi io faccio così, perché è più semplice ascoltarla che spiegarla. E spero che vi divertiate, qualcuno un po' più anziano si ricorderà di quei programmi, e forse ci rivedremo in quelle nostre stupidaggini che facciamo ogni tanto nella ricerca di qualche gettone e qualche milione televisivo. Vi lascio con Giorgio Gaber, La famiglia disgraziata. Tanto sono bello fresco. Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e ci eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto, poro Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto telefono giallo. Ti chiami, da dove chiami, soprattutto tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti.
mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeto ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo. Fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna. Ti chiami da come chiami, ci sono tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Lai. E poi chi c'è? Ha già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Allora, grande Giorgio Gaber, ovviamente simpaticissima la canzone, ma ci spiega molte, molte cose. Allora, torniamo a noi e torniamo a, invece adesso ai vaccini, perché i vaccini sono la speranza che noi abbiamo per sconfiggere il coronavirus. Le altre chiaramente cose servono per attenuare i sintomi, per migliorare la performance del paziente, ma chiaramente purtroppo non servono per battere effettivamente e quindi impedire al coronavirus di fare altri danni. E quindi come stiamo col vaccino? Bella domanda. Allora, la prima cosa che vi devo dire è che sono 170 candidati ufficiali al vaccino in tutto il mondo, quindi 170 produzioni farmacologiche che stanno provando ad arrivare per primi a questo vaccino. E in questo momento 9 di questi, diciamo, corridori sono più avvantaggiati rispetto agli altri, e sono avvantaggiati più rispetto agli altri perché hanno già sono già in fase di sperimentazione, che si chiama fase 3. Le sperimentazioni per i vaccini passano attraverso 3 fasi, e la prima fase si inizia soltanto con praticamente alcuni studi, poi mano a mano si testano sui pazienti, che sono i volontari sani, chiaramente, quindi sono dei volontari che si prestano praticamente a fare questa vaccinazione. Nella fase 3 ci sono alcuni vaccini, uno tra l'altro abbiamo anche noi una nostra partecipazione come Italia, che è un vaccino della AstraZeneca, che è un vaccino di collaborazione tra Oxford e praticamente l'IRBM di Pomezia, e qui siamo arrivati in questo momento ad avere oltre 50.000 persone che sono volontari sani, chiaramente, che sono stati vaccinati. Abbiamo avuto soltanto un effetto collaterale su un solo paziente, tra l'altro a quel punto si è bloccata la ricerca, è stato nominato un'equipe di scienziati esperti per verificare se questo unico effetto collaterale avesse a che vedere col vaccino. Le ditte sono rientrate di nuovo in produzione, perché dopo la sospensione dal 12 settembre hanno ripreso chiaramente lo studio. Siamo già quindi con questo di Oxford, di AstraZeneca, in buona condizione. L'altro vaccino che sta andando molto bene sono praticamente un vaccino di una società privata cinese, la Sinovac Biotech, che sta testando un vaccino inattivato chiamato CoronaVac, e quindi per il momento gli studi di fase 1 e 2 su 743 volontari non hanno dato nessun effetto collaterale e hanno prodotto una risposta immunitaria, quindi il vaccino sembra che funzioni. Ancora una società, altra società cinese statale, la Sinopharm, sta conducendo la sperimentazione su 2 virus vaccinali inattivati. Chiaramente
la tipologia di vaccini è diversa. Io non starò qui a tediarvi, perché alcuni sono vaccini con virus interi che usano una versione indebolita o inattiva del coronavirus, altri sono vaccini che invece utilizzeranno delle condizioni di tipo immunitario differente, ma non vi tedierò con questa cosa perché insomma è molto diciamo tecnica. Però noi siamo praticamente già con alcune ditte che vi dicevo, già siamo veramente in fase 3, e quindi chiaramente questo può significare che probabilmente già per la fine dell'anno o al massimo nel mese di gennaio noi dovremmo avere già praticamente la produzione e la distribuzione di questi vaccini. Qualcuno dice forse novembre, chi dice dicembre, ma diciamo che mantenendoci rigorosamente sereni, io penso verso gennaio-febbraio. Ovviamente ci sarà tutto il tempo per fare praticamente la produzione, la distribuzione, saranno miliardi di dosi, quindi immaginate un po' come che cosa si muoverà attorno a questa condizione, e quindi io penso che insomma intorno alla primavera potremmo cominciare a vaccinarsi e quindi a chiudere questo capitolo del coronavirus, che è durato quasi 2 anni, quindi è pure ora di chiuderlo. Nel frattempo io vi faccio ancora ascoltare un altro pezzo prima della chiusura, e questo pezzo è particolare, è un pezzo di Lucio Dalla che si intitola Nuvolari. Perché vi faccio sentire Nuvolari? Al di là del fatto che è molto bella, è molto simpatica, è molto ritmata, quindi c'è un'ottima musica, come sempre Lucio Dalla ci ha abituati, ma la cosa importante è l'idea dell'eroe, cioè noi chiaramente siamo un popolo insomma non molto coraggioso sostanzialmente, infatti andiamo in panico molto velocemente e molte volte il panico non ci aiuta a ragionare né a essere riflessivi. Noi in queste fasi dobbiamo un po' riscoprire l'eroe che è in noi, diciamo, ammettendo che ce ne sia qualcuno in noi, io mi auguro di sì, e quindi chiaramente in queste puntate in cui ci sentiremo cercherò sempre di mettere una figura più eroica che ha fatto anche parte della storia straordinaria, in questo caso dell'automobilismo, perché Tazio Nuvolari è stato un grande pilota, forse uno dei più grandi piloti italiani di tutti i tempi, e quindi chiaramente l'eroe, cioè Nuvolari non si fermava davanti a nulla, andava velocissimo con la sua Alfa Romeo rossa, e praticamente una frase della canzone dice: Nuvolari ha la bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. E quindi noi dobbiamo, non vogliamo arrivare alla grandezza di Nuvolari e al fatto che lui non avesse affatto paura della morte, ma certamente dobbiamo anche cominciare ad essere un po' più coraggiosi ed affrontare le cose così come vengono. Siamo in una condizione di guerra ed è giusto che noi ci attrezziamo per rispondere nella migliore maniera, con certamente la giusta attenzione, ma senza la tensione, senza la preoccupazione che non fa parte del territorio di un eroe. E quindi vi mando Lucio Dalla, Nuvolari. Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Power!